pandemia sanitaria tra qualche mese in qualche modo la argineremo con una campagna di vaccinazione massiccia per l'immunizzazione di 60 milioni di italiani. L'altra pandemia, quella sociale ed economica, sarà un po' più difficile da arginare e i primi effetti di questa pandemia sociale li possiamo vedere a questo Monte dei Pegni a Napoli, dove molte persone vengono ad impegnare oggetti d'oro ed altre cose per poter mangiare. Lei però lavora, come mai ha bisogno di soldi? Non ce la fa comunque? Non è che c'è uno stipendio fisso. Oggi ce l'ho, domani è facile che non si può. È tutto un casino. Servivano soldi per che cosa? Ce lo può dire questo? Per combattere, diciamo, per pagare l'affitto, da mangiare e via dicendo. Un po' la cassa integrazione, un po' il lavoro e meno. Siamo tutti in questa barca. La cosa più importante che lo Stato deve fare è promuovere il lavoro, perché il lavoro dà dignità all'uomo, dà dignità alla persona. È il lavoro che valorizza le qualità, le capacità di una persona, che lo spinge a fare di più, ad essere migliore. Io ho la mia dignità, voglio lavorare, non voglio stare ferma e preoccuparmi se trovo un'occupazione non ci posso andare perché io prendo il reddito di cittadinanza. La pandemia ha messo in ginocchio anche tanti piccoli esercizi commerciali, attività imprenditoriali, in questo caso lei è titolare di rosticcerie, bar. Come ha influenzato la sua attività imprenditoriale in quest'anno di pandemia? Lei considera che oggi noi stiamo sul 20-30% di quello che incassavamo precedentemente. Questo laboratorio dove adesso ci troviamo era un laboratorio dove insomma stavano 20 persone che lavoravano. Oggi attualmente stanno solo due presenze. Stato l'ha aiutata o poteva aiutarla meglio con i ristori? Quello che ci hanno dato sicuro non era sufficiente. Tutte queste aziende che stanno morendo, insomma non stanno morendo di Covid, ma stanno morendo comunque imprenditorialmente della stessa cosa. Insomma, se è vero che la pandemia sanitaria ce la metteremo alle spalle grazie al vaccino, della pandemia economica e sociale purtroppo ne parleremo ancora nei prossimi mesi e forse anche nei prossimi anni. Uno degli effetti collaterali della pandemia è la difficoltà di accesso alle strutture sanitarie. Quella che vedete è una fila enorme per accedere ad uno degli ospedali napoletani, ospedale non Covid. Sono in fila perché mia moglie ha un problema oncologico e ogni qualvolta che deve ripetere le analisi e fare la chemia gli richiedono di fare il test Covid. Faccio la fila al posto di mia mamma, lei attende in macchina perché fa freddo. Ogni due settimane vengo a fare il tampone perché verrà un prossimo trapianto al cuore. Io constato continuamente, parlando con i nostri pazienti, un diffuso timore dell'accesso alle strutture sanitarie per diagnosi e per cura. Un caso estremo è quello di un mio paziente che era in lista d'attesa per un intervento presso la nostra cardiochirurgia per la dilatazione della sua aorta ascendente e nonostante il forte dolore toracico, che è un segno di questa complicanza, ha rifiutato il ricovero in pronto soccorso, che purtroppo non ce l'ha fatta alla fine perché ha atteso diversi giorni. Altre malattie che abbiamo dimenticato in termini di diagnosi sono le malattie rare. Quasi 2 milioni di pazienti in Italia. Sono patologie ad alta complessità, sono malati fragili e hanno sofferto molto durante il periodo della pandemia. Circa il 50% dei pazienti ha evitato di fare esami per paura del contagio. In circa il 40% dei casi abbiamo avuto problemi sanitari e nel 30% dei casi problemi di presa in carico socio-sanitaria. La scelta la pagheremo sicuramente, perché non fare una diagnosi precoce quando si parla di malattie rare in alcuni casi può voler dire non iniziare un percorso personalizzato e in alcuni casi delle terapie. Il rischio in ambito oncologico è che i pazienti, un po' per paura, un po' per difficoltà economiche, un po' per la ridotta offerta sanitaria degli ospedali o dei reparti riconvertiti in Covid, possono ricevere meno cure e meno, diciamo, trattamenti. Quindi questo è un rischio reale, effettivo. Purtroppo il paziente oncologico si è trovato stretto fra due fuochi, questo va detto. Da una parte il Covid, da una parte la malattia. È chiaro che un prezzo lo pagheremo. Quello che è sbagliato è la comunicazione schizofrenica, quella in cui uno dice una cosa e l'altro dice esattamente il contrario. Questo genera da una parte ansia, ma soprattutto genera confusione.
si perdono i punti di riferimento e si finisce paradossalmente, ognuno di noi finisce per credere in quelle cose in cui vuole credere. Il vero errore comunicativo è stata la comunicazione dissociante. Devo dire, devono fare ammenda un po' i media, ma anche e soprattutto, lo devo dire, i miei colleghi medici, che purtroppo, soprattutto nelle fasi iniziali, insomma, hanno fatto a gara a spararla grossa, a chi la sparava più grossa.